Davide Buzzilandi, assessore della Giunta Acutica e commissario di Forza Italia per Alessandria, si riparte verso la nuova campagna elettorale. Sì, oggi è una bella giornata perché abbiamo presentato ufficialmente la candidatura di Gianfranco Cuttica. La coalizione del centrodestra si presenta unita e compatta, così come era avvenuto nel 2017. Abbiamo voglia di ripartire, abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia più che altro di dare continuità alla città. La città di Alessandria ha bisogno di essere amministrata almeno per 10 anni di fila da una stessa amministrazione che porti avanti quei progetti essenziali di sviluppo che stanno arrivando ad Alessandria. I cambi di amministrazione nuociono sempre a queste procedure. Adesso ad Alessandria abbiamo la possibilità di realizzare un nuovo ospedale, abbiamo la possibilità di realizzare il nuovo ponte sul fiume Vormida, abbiamo i finanziamenti per rifare completamente il nostro teatro, c'è l'università che vuole fare un investimento incredibile di un campus universitario. Ecco, per portare avanti queste operazioni auspichiamo che ci sia di nuovo la nostra amministrazione, perché siamo certi che verranno portate a termine. Il cambio di amministrazione, allora a quel punto lì verranno fuori dei punti interrogativi. Quindi fortunatamente andiamo avanti, così come nel 2017 ci siamo presentati compatti come centrodestra, lo rifacciamo di nuovo adesso e siamo convinti di fare bene il nostro dovere e di impegnarci molto per la nostra città. Grazie.